La riforma della Chiesa dai margini. Nel numero di novembre-dicembre 2017, la rivista Missione Oggi dei missionari Saveriani dedica il proprio dossier alla riforma della Chiesa. L'elezione di Bergoglio a Vescovo di Roma ha riportato al centro del dibattito ecclesiale questo tema. Il suo rilancio, in chiave esplicitamente missionaria, operato da Papa Francesco, ha però colto molti di sorpresa, e solo lentamente vescovi, teologi e comunità cristiane stanno cominciando a proporre idee, creare spazi di confronto, tentare sperimentazioni. Anche Missione Oggi vuole contribuire a questo cantiere, naturalmente col proprio taglio specifico, cioè dando voce agli aneliti di riforma che provengono dai margini e dal basso. Qui, infatti, le esigenze di rinnovamento incrociano la struttura fondamentale della Chiesa, che è la misericordia. Abbiamo dunque interpellato voci di ogni continente, ma soprattutto di Africa, Asia e America Latina, sulla base di una convinzione: che sempre più la Chiesa Cattolica è chiamata ad essere autenticamente universale, a inculturarsi nelle diversità delle tradizioni e delle realtà sociali, coniugando la fedeltà al Vangelo dell'amore di Dio per l'umanità e l'impegno a rinnovarsi per testimoniarlo in modo credibile alle donne e agli uomini del nostro tempo.